ragazzi e ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi video molto divertente, su un argomento molto divertente, ossia la sessione estiva di esami. Quindi questo sarà un video rivolto a chi di voi deve affrontare come me la sessione estiva all'università, ma ci saranno dei consigli che potete tranquillamente utilizzare anche se siete alle superiori o comunque se non fate all'università. È semplicemente, diciamo, un video un po' di chiacchiere, un po' di incoraggiamento per chi appunto deve preparare esami o interrogazioni, eccetera eccetera. Per chi di voi ancora non mi conosce ed è arrivato recentemente sul canale, io sono laureata in filosofia, fa molto effetto dire questa cosa, adesso sto frequentando la magistrale di scienze cognitive della comunicazione. Potevo scegliere tra vari indirizzi, io ho scelto appunto questa magistrale qui che è relativamente nuova per la mia università ed è appunto la specialistica di scienze della comunicazione. Si studiano materie diciamo che sono inerenti al mondo della comunicazione, ma anche della filosofia, della psicologia, della sociologia e appunto delle scienze cognitive, quindi di tutte quelle scienze che si occupano di mente, cervello, linguaggio e tante altre cose. Io in questa sessione devo dare 3/4 esami perché ancora devo capire come dividermi, diciamo, il materiale di studio. Insomma, il progetto sarebbe quello appunto di dare 4 esami che sono, nello specifico, se qualcuno di voi è interessato, adesso vi faccio vedere anche che libri devo preparare, sono l'esame di scienze cognitive del linguaggio, in cui appunto si studia il linguaggio, come è nato, come si è sviluppato, se può essere, diciamo, se può essere appreso anche dagli animali non umani, eccetera. E funzioni e patologie del linguaggio e della comunicazione, in cui si studiano tutte quelle patologie legate alla linguistica, quindi le afasie, l'Alzheimer, l'autismo, tutta una serie quindi di appunto patologie che sono legate al linguaggio, e poi l'esame di etica e comunicazione o neuroetica, in cui appunto si studia l'etica, ma non l'etica filosofica, quindi diciamo tutto ciò che riguarda la sfera del bene e del male per quanto riguarda l'essere umano, ma etica applicata alla tecnologia, ai social media, al giornalismo, alla televisione, oppure appunto la neuroetica, quindi l'etica che riguarda tutta la sfera neurobiologica, eccetera eccetera. È un po' difficile spiegarvi nel concreto questi esami come sono composti, perché ogni anno il professore decide un programma, in base a quel programma cambiano, diciamo, leggermente gli argomenti trattati a lezione, e poi in teoria dovrei riuscire a dare, spero, l'esame di filosofia della psichiatria, che è un corso che ho seguito nel primo semestre, che però non prevede i libri ma soltanto le slide del professore. Nel frattempo ci concentriamo sui primi 3 che vi ho detto, in particolare perché 2 di questi 3 esami li darò a maggio perché ci sono preappelli o esoneri, eccetera. Quindi direi di cominciare subito. Lo scopo di questo video è raccontarvi più o meno come faccio a dividermi i materiali di studio, perché secondo me è la cosa più importante per non esaurire preparando gli esami. Allora, per l'esame di etica e comunicazione abbiamo questo libro qui, Stramaledettamente logico, esercizi di filosofia su pellicola, che sono dei saggi su 4 film che abbiamo visto appunto a lezione, che sono Oltre il giardino, che dobbiamo ancora vedere, Ricomincio da capo, Matrix e Terminator 1. Poi c'è il manuale di neuroetica, che si chiama appunto Neuroetica, come vedete non sono dei libri enormi, diciamo, inaffrontabili. E poi c'è il manuale proprio di etica della comunicazione, che è il libro più piccino di tutti, e considerate che questi 2 li devo ancora iniziare, mentre l'altro più o meno ho cominciato già a leggerlo. Per l'esame di funzioni e patologie del linguaggio ho il manuale della professoressa questa volta, che appunto è patologie del linguaggio e della comunicazione, che ho cominciato già un po' a leggicchiare, anche questo è abbastanza piccolo. E poi c'era un libro a scelta oltre a questo, e io ho scelto questo qui sull'autismo, che si chiama appunto Autismo, indagini sullo sviluppo mentale. Gli ultimi 3 libri, ultimi tra virgolette, sono quelli appunto di scienze cognitive del linguaggio. La facoltà di linguaggio, determinanti biologiche e variabilità culturale, sono anche i titoli come vedete, ed è il manuale appunto del mio professore. E poi c'è questo, che era un altro libro di quelli obbligatori, che si chiama Di quello che hai in mente, le origini della comunicazione umana, ed è appunto questo qui. E poi c'era un libro a scelta, che in realtà tanto a scelta non era, perché alla fine il professore ci ha indicato comunque di prendere questo, ed è Il cervello in azione. E questo anche è abbastanza piccolino, diciamo che nel complesso non sono tanto grossi questi libri rispetto ai manuali degli esami di filosofia che ho preparato, insomma, in precedenza. La cosa fondamentale per me appunto è dividere il materiale di studio. Cosa significa?
Significa che sulla base di quanto io riesco a performare durante una giornata, quindi dividendomi le ore di studio mattina e pomeriggio, mi divido appunto il materiale da fare. Il mio metodo di studio per gli esami lo conoscete benissimo, se non lo conoscete ve lo riassumo, è composto di tre fasi. Prima fase, lettura, sottolineando a matita oppure con un evidenziatore colorato, a seconda di quello che mi gira di più, appunto tutto il libro. In genere io quando devo preparare più esami in una sessione faccio un libro di uno, un libro di un altro, insomma li alterno finché non ho finito di leggere tutto. Seconda fase, per me fondamentale, non deve essere fondamentale per tutti, è quella di fare gli schemi scritti. Possono essere al computer, possono essere sul quaderno. Preferisco farli scritti a mano sul quaderno perché così mi entrano di più in testa e posso colorarli, evidenziarli, eccetera. Qualora non dovessi riuscirci, li ho fatti anche al computer, hanno funzionato abbastanza bene lo stesso, perché poi alla fine, una volta stampati i fogli, li ho sempre un po' arricchiti, colorati, messo dei post-it, eccetera, quindi alla fine il metodo visivo funziona lo stesso. Terza fase, ovviamente la più importante di tutte, ripetere ad alta voce. So che ci sono persone che non ripetono ad alta voce, secondo me è inconcepibile preparare un esame senza ripetere, perché non mi rendo conto di quanto effettivamente sono le cose finché non provo a dirle senza avere sotto mano il libro o il quaderno, appunto, con gli schemi, gli appunti. Quindi per me è una cosa fondamentale. Tendenzialmente io ripeto sempre gli ultimi 3 giorni prima dell'esame, non troppo in anticipo perché altrimenti non mi ricordo niente. Io funziono molto a memoria fresca, quindi in genere io ripeto appunto 2-3 giorni prima dell'esame, per tenermi in testa, insomma, fissi tutti gli argomenti che voglio ricordare bene. Preferisco cominciare a ripetere appunto a 3 giorni di distanza dall'esame e ripeto tutti i giorni, quindi ripeto circa 2-3 volte tutto il programma per farmi un po' un'idea di quello che so e di quello che non so. In questo video non farò con voi la divisione di tutti i capitoli perché poi diventa troppo lungo e adesso non ho tanto tempo, però comunque è quello che farò, cioè adesso io conterò tutti i capitoli di tutti i libri e li dividerò tra mattina e pomeriggio, da oggi pomeriggio praticamente a quando dovrò dare gli esami. In particolare ho l'esame, questo qui, di patologie del linguaggio tra il 6 e il 7 di maggio, il preappello diciamo, e vorrei togliermelo subito questo. Ho già cominciato a studiare un po' di argomenti perché, come sapete, sempre se mi seguite su Instagram, quindi Instagram è fondamentale come per tutti noi youtuber, ho fatto una presentazione di gruppo con altre mie amiche su un argomento appunto del corso, quindi ho comunque già avuto occasione di confrontarmi con le tematiche che riguardano appunto questo esame. Sto frequentando tutte le lezioni dall'inizio proprio del semestre, dal 4 marzo, e questo devo dire che sta facendo una grossa differenza, soprattutto per questo qui di patologia del linguaggio e per il corso di etica e comunicazione. L'altro, diciamo, il professore non mi sta piacendo particolarmente, quindi faccio un po' fatica a seguire, soprattutto ho preso pochissimi appunti, mentre degli altri ho preso abbastanza appunti, o comunque i professori sono veramente molto bravi a invogliare, diciamo, ad interessare gli studenti verso la materia che stanno insegnando, e quindi sono molto contenta perché effettivamente è vero che frequentando le lezioni si fa già una buonissima parte del lavoro già in classe. Ovviamente le mie lezioni sono facoltative, ci sono altri che hanno lezioni obbligatorie, quindi tranquillamente potrei decidere di non farlo, però fare vita universitaria anche semplicemente per fare amicizia con i miei colleghi è un'esperienza che mi sta piacendo moltissimo. Però devo dire che rispetto alla triennale sono molto più invogliata adesso. Anche il primo semestre, mentre stavo scrivendo la tesi, ho frequentato tutte le lezioni dei corsi che ho seguito il primo semestre, cioè 2 su 3 in realtà, sempre per lo stesso motivo di questo che non mi sta piacendo tanto, ma comunque sto seguendo tutte le lezioni perché molto semplicemente le ho soltanto 2 giorni a settimana, una dietro l'altra nella stessa aula, quindi alla fine è abbastanza comodo seguire tutte quante le lezioni. Comunque è sicuramente importante e vantaggioso per farsi un po' un overview anche di come il professore, che domande potrebbe fare, su cosa si focalizza di più, che metodo ha di spiegazione, perché in genere il modo in cui spiegano le cose è un po' il modo in cui vogliono sentirsi le ripetere all'esame, se l'esame è orale. Nonostante io stia seguendo appunto le lezioni e abbia preso abbastanza appunti, in genere io gli appunti non li uso mai per studiare, le uso semmai per controllare gli argomenti su cui il professore si è incentrato di più, professore o professoressa, però mi concentro sempre sul libro perché secondo me la cosa più importante è studiare quello che c'è nel programma. Poi il fatto che ovviamente uno abbia frequentato anche il corso, se nel mio caso è facoltativo, è un più. È importante comunque sapere il programma, non è che si può studiare solo dagli appunti o solo dalle slide, a meno che non sia previsto dal professore stesso, dalla professoressa stessa. Io appunto faccio questa divisione
divisione, mi divido appunto tutti i capitoli. In genere io studio, perché me lo chiedete sempre, quanto studio, per quanto tempo, come faccio a concentrarmi. Allora, io sono una grande fan delle pause. Io non riesco a studiare quasi mai più di 2 ore di seguito, perché poi ho bisogno proprio di rinfrescare il cervello, rinfrescare la mente. Può essere la pausa pipì, anche all'università lo faccio, tipo in biblioteca. Pausa pipì, pausa caffè, pausa bicchiere d'acqua, pausa snack, pausa chiacchiera, pausa video su YouTube, pausa telefono. Però io comunque ogni 1 ora e mezza, 2 ore faccio una pausa di 10 minuti, perché mi rinfresca moltissimo e mi permette di andare avanti per più tempo. In genere io comincio a studiare la mattina intorno alle 9, finisco per mezzogiorno e mezza, però poi in genere faccio una super pausa, pranzo e relax fino alle 2:30, poi ricomincio e vado avanti fino alle 6:30 di sera e basta. Non studio dopo cena, non studio la mattina all'alba, non studio all'ora di pranzo, cioè questo è il massimo che io faccio, quindi è una media di 6-7 ore al giorno. Ovviamente quando sono sotto esame, quindi sono molto vicina alla data d'esame, le ore si intensificano, quindi magari faccio meno pause, studio più in maniera più concentrata, non mi crocifiggo per dare gli esami, non mi chiudo dentro casa, esco comunque se ho un impegno durante il pomeriggio, la sera o la mattina, cerco di costruire la giornata intorno, quindi se la mattina voglio andare a fare colazione con una mia amica, so già che il pomeriggio dovrò fare qualcosa in più, e viceversa se voglio uscire di pomeriggio per un aperitivo, per andare a cena fuori, chiaramente non lo faccio tutti i giorni, ma non mi chiudo neanche tutta la settimana in casa senza fare niente se non studiare, perché sennò secondo me il cervello impazzisce ed è super controproducente. Cerco di essere il più costante possibile durante la settimana, perché io ho un giorno a settimana in cui non faccio niente. In genere il sabato, questo giorno ce l'ho, questo sabato sabbatico diciamo, da quando andavo al liceo, perché io sono andata sia alle medie che al liceo a scuola il sabato, quindi il sabato pomeriggio dopo 6 giorni di scuola non avevo la forza di fare mai niente, mi lasciavo sempre tutto quanto per la domenica, per fare i compiti per il lunedì, mi è rimasta questa cosa, quindi io il sabato non faccio niente e cerco di concentrare le cose più divertenti e rilassanti il sabato, che sia esco con le amiche, pranzo, cena, magari se voglio andare al cinema oppure se voglio stare sul letto tutto il giorno a vedere Netflix, cosa che succede molto spesso, appunto lo faccio il sabato, cerco di darmi una routine che funzioni il meglio possibile, così il sabato mi posso rilassare e poi la domenica si ricomincia con la solita routine. Vi consiglio 2 cose se volete utilizzare il metodo degli schemi, che sono: intanto procuratevi dei quaderni carini e comodi e funzionali. Io ho questo qui della Comics, non so dove si passa a trovare, perché questo me l'ha comprato mia mamma, però è comodissimo perché è quei quaderni che perché di quei quaderni che hanno gli anelli tipo. E questo l'ho usato anche per schematizzare un po' i libri della tesi, che ricordi, e è diviso tipo in materie, vedete ci sono i fogli che hanno il bordo colorato e sono molto ampi questi fogli, volendo si possono staccare e inserire in un raccoglitore ad anelli, appunto è comodissimo soprattutto se come me siete mancine, perché non ha gli anelli troppo grandi che non riuscite a scrivere sul foglio con gli anelli sulla mano sinistra, quindi è molto comodo. Un'altra cosa che vi consiglio, che può essere una cosa banale ma per me non lo è: scegliete sempre delle penne colorate, pennarellini colorati, intanto il V di sbuffa, evidenziatori, post-it, non lo so, sticker a margine pagina. Trovate un modo per rendere i vostri schemi carini, che vi invoglino a farli. Io mi diverto sempre moltissimo a farli, non faccio delle cose troppo particolari, non faccio i titoli con il lettering come fa la mia amica Franci, che è super brava. Seguitela su Instagram se volete degli spunti per fare degli schemi veramente paurosi, perché lei fa delle cose fighissime con tutte queste cose di cartoleria. E basta ragazzi, questo è tutto quanto. Fatemi sapere voi che metodo utilizzate, io comunque vi porterò con me durante questa sessione nei vlog, perché mi piace molto fare dei vlog casalinghi, le giornate in cui studio più intensamente, così vi faccio vedere bene nel concreto che cosa faccio. Però volevo fare questo video un po' introduttivo per insomma farvi vedere un attimo come mi organizzo. Spero che questo video vi sia stato di spunto e possa esservi di aiuto per organizzare un po' il vostro studio. Vi mando un super bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!